Io volevo il cellulare nuovo, la nonna lo sapeva e allora mi ha detto dai, te lo compro io, però visto che volevo un modello di telefono abbastanza irreperibile in un supermercato, comunque in un negozio normale, mi ha detto acquistalo tu su internet dove ti pare e te lo compro io. Io sono andato su internet a cercare questo telefono che era il modello Meizu MX5 e il sito che avevo visto per acquistare il telefono era Gli Stocchisti, per il prezzo anche vantaggioso rispetto agli altri siti. A marzo 2016 ho acquistato il terminale sugli Stocchisti e sfortunatamente dopo poco meno di una settimana cadendo mi si è rotto lo schermo e il touchscreen, quindi non funzionava più il telefono. Quindi ho spedito il terminale di nuovo indietro presso gli Stocchisti. Sul sito di Stocchisti non sono presenti i numeri di telefono. Ho tenuto i contatti tramite questa mail del servizio post vendita degli Stocchisti che mi dicevano che dopo pochi giorni mi avrebbero fatto avere notizie sullo stato del telefono e avere un preventivo. Questo è durato per un mese e mezzo, fino a quando finalmente mi è giunto a giugno il preventivo dagli Stocchisti e mi viene detto che una volta effettuato il bonifico sarebbero trascorsi 15-20 giorni prima di rispedire il terminale e quindi di ricevere il terminale aggiustato. Ancora prima dello scadere dei 15 giorni gli scrissi chiedendogli se la riparazione procedeva oppure ci siano stati dei problemi. Loro mi hanno risposto dopo alcuni giorni dicendomi che la riparazione richiedeva più tempo del previsto e che quindi saremmo andati avanti di un'altra ventina di giorni. Questa risposta l'ho avuta per svariate volte. Io gli scrivevo e loro mi dicevano, divagavano. Quando mi ha detto così, ho detto adesso ci penso io e quando c'è qualcosa io telefono altro consumo. Secondo me, appena altro consumo è intervenuto, si è sbloccata la cosa. Altroconsumo aveva mandato una raccomandata agli Stocchisti chiedendo o di terminare la riparazione e quindi farmi riavere il telefono indietro oppure un risarcimento per il telefono. Fino a quando non mi è giunta appunto la proposta di risarcirmi per un totale di 299 euro, quindi il costo iniziale del telefono. Io a questo punto, dopo mesi di attesa dove avevo iniziato a pensare il peggio, Aveva voglia di telefono. avevo voglia del telefono e una proposta del genere non ho pensato neanche di rifiutarla o di mettermi lì a contrattare sul fatto che i 160 euro comunque della riparazione non venivano rispediti indietro, comunque mi veniva risarcito il valore totale del telefono da nuovo. Non ho chiaramente comprato un altro telefono dagli Stocchisti, ma ho acquistato un altro terminale. Conoscevo Altroconsumo e sapevo che la nonna era abbonata perché la nonna di continuo quando vado da lei mi fa vedere degli articoli, soprattutto su cose informatiche, quindi legate ai computer, ai telefoni. Mi dice di stare attento a questo. Secondo me, appena Altroconsumo è intervenuto, loro hanno mandato le mail di accomodamento, insomma. Beh, io dell'intervento di Altroconsumo sono sicuramente contento perché dopo mesi di agonia praticamente siamo riusciti ad arrivare a una fine, è finito bene, diciamo, perché meglio di così è difficile farla finire. Ci scherzano anche sopra, ma nonna è andata così, scrive Altroconsumo.